Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle, tutta dedicata a Falcade e allo sport. Nel primo servizio saremo in località Le Buse per parlare di mountain bike con alcuni istruttori, ma anche con alcuni giovanissimi praticanti della disciplina. Andremo poi in centro, dove c'è stata la presentazione delle squadre di basket dell'Umana Reyer, maschile e femminile, in ritiro, entrambe in Valle del Bioys. Buona visione. Ci troviamo in località Le Buse e siamo con Daniele Frani, che è guida di mountain bike. Ci vuoi raccontare la tua attività, Daniele? Buongiorno a tutti. Come mi ha già presentato Silvano, sono una guida di mountain bike da 5 anni. 3 anni fa ho iniziato un progetto con i ragazzi di escursioni e di istruzione base sull'utilizzo della mountain bike sui nostri sentieri. Sono partito con 4 ragazzi, adesso siamo arrivati ad avere 35 ragazzi dopo 4 anni. Siamo stati fortunati perché da quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere il bike park qui a Falcade, che si trattano di 2 percorsi chiamati nello specifico Lingera e Burela, di cui ho avuto la fortuna anche di essere il responsabile e il gestore di queste 2 piste, e questo è stato un bel passo in avanti per noi, perché ci permette sia di mandare avanti i ragazzi nella tecnica che di farli divertire di più rispetto a fare un'attività nel fondovalle. Siamo molto contenti di questa iniziativa, che negli anni probabilmente proseguirà con nuovi tracciati e il miglioramento dei tracciati già presenti qui a Falcade. Ecco, è una novità di quest'anno, quindi, questa attività, questa discesa? Sì, è una novità di quest'anno, abbiamo aperto il 1° di luglio, i lavori sono stati fatti tra l'autunno scorso, ottobre-novembre, nonostante il tempo non fosse dalla nostra parte, e poi abbiamo continuato a maggio. La neve è stata levata con i gatti delle nevi per accelerare i lavori, che sono stati fatti veramente in maniera veloce, però anche abbastanza bene. E quindi siamo veramente felici che la società abbia intrapreso questa nuova avventura dedicata alle bici da discesa. Ecco, questa tua attività, Daniele, la proseguirai anche quando le piste saranno chiuse, gli impianti saranno chiusi in fondovalle? Certo che sì, noi i corsi li facciamo praticamente da maggio a novembre, in quanto non trattiamo solo le attività da discesa, ma trattiamo tutto il comparto enduristico, quindi anche le salite, sentieri più tecnici nel fondovalle, diversi dalle piste studiate per la discesa, con del pedalato, delle salite. Noi lavoriamo sempre a 360 gradi sulla bici. Ecco, sappiamo benissimo che qui a Falcade lo sci da fondo la fa un po' da padrone come sport, ed è molto attrattivo anche per i ragazzi. Quanta attinenza ha questo sport con lo sci da fondo? Ci sono tanti ragazzi che dal fondo vengono anche a fare la pratica della bicicletta, perché la bicicletta è uno sport molto completo, si usa tutto il fisico, soprattutto in discesa, rispetto alla salita dove magari si usano un po' di più le gambe. E ci sono tanti ragazzi che, appunto, come prescistica o come allenamento, scelgono di venire con noi a praticare la mountain bike. Ecco, ci sono 3 giovani allievi che sono pronti per la lezione di oggi. Come ti chiami? Samuele. Ecco, da dove vieni? Io vengo da Falcade. Siete tutti di Falcade voi? Sì. E tu come ti chiami? Alessandro. Alessandro. Tommaso. Tommaso. Allora, da quanto tempo fate questa attività? Io da 3 anni. 3 anni, voi anche? No, due anni, un anno. 2 anni? 2 anni, no. Ok. Voi fate anche altri sport, qualche altro sport? Io a volte nuoto. Nuoto, e voi fate lo sci d'inverno? No, io faccio nuoto d'estate a volte. Nuoto d'estate, tu? Lo sci. Lo sci, bene. Quindi voi che tipo di scuola fate? Voi fate le elementari? Seconda media. Ah, seconda media, scusami, sai. Ho perso l'occhio. Tu invece? Io terza media. Terza media. Una domanda seria. Allora, la bicicletta che cosa vi dà personalmente? Ma per me, secondo me, è come un'amica. Che siamo caduti, secondo me, insieme, e mi dà sempre anche la forza da continuare su queste piste. Certo. E a voi che cosa vi ha portato a fare questo bellissimo sport? È divertente, cioè. Lo ritieni uno sport pericoloso? Ma dipende da cosa si fa. Bisogna stare un po' attenti, vero? Un po' sì, secondo me sì. Tu come la pensi? Che cosa ti ha portato a fare questo sport? Perché era bello, divertente. Sì, ma i tuoi genitori, oppure hai sentito gli amici
così ho visto il volantino mountain bike. Ti sei interessato e allora... Ecco Daniele, ci vuoi dire qual è l'abbigliamento di base? L'abbigliamento di base, di solito sono pantaloni lunghi o corti, a scelta, magliettina perché fa sempre molto caldo l'estate, ma importante, le gomitiere per proteggere i nostri gomiti da eventuali cadute, le ginocchiere, poi consiglio sempre paraschiena e corpetto frontale per i traumi toracici. Come vediamo ci sono dei corpetti che sono completi, che hanno sia il petto che le spalle che la parte della schiena. Poi facoltativo ci sono dei pantaloni protettivi che hanno delle placche in plastica o in materiali più innovativi che vanno a proteggere le anche e il coccige, e casco integrale ben allacciato sempre. Vedo che le scarpe sono scarpe da ginnastica, da trek. Sono più o meno scarpe da ginnastica, in realtà queste sono scarpe da bici, da discesa, hanno una suola particolare. Non sono scarpe che hanno il sistema dei sganci sui pedali, hanno un semplice pedale piatto, sganciato, però grazie a questa suola forata in maniera molto strana, le scarpe vanno a fare un buon grip sui pedali ed è quasi come essere allacciati. Valentina Mararolla. Buongiorno. Quale attività svolgi all'interno di questo bellissimo sport? Faccio dei corsi per i bambini ad Agordo, a Taibon, e qualche volta li porto nelle meravigliose piste di Falcade. Quindi la tua attività si svolge nella Valle di San Lucano spesso? Esatto, su al Forte o anche sul Col di Foglia. Quanti ragazzi ci sono della Conca Gordina? Allora, ad Agordo sono circa una decina e sono delle elementari soprattutto, quindi dai 6 ai 12 anni. È uno sport in crescita quindi, vero? Certo. Michela Bolzan invece viene da Caprile. Buongiorno, sono Michela Bolzan, io vengo da Caprile, zona Alleghe. Sono diventata guida e-bike e mountain bike 2 domeniche fa e sto aspettando il tesserino per essere operativa, ma a parte quello cercherò di far attività a chi fosse interessato nella zona di Alleghe, zona Marmolada, o di cooperare con anche a Falcade se serve. E speriamo di lavorare bene, io spero che adesso io mi trovo a Falcade, spero che questi percorsi che hanno fatto di trail vengano utilizzati molto, molto sia dai giovani che da quelli un po' più vecchiotti come me, perché sono veramente divertenti. Speriamo che la cultura bici prenda piede sia qui a Falcade che anche ad Alleghe o comunque in Marmolada. Speriamo, è una cosa, noi siamo un po' più indietro del Trentino, ma questi trail che hanno fatto per me sono veramente una cosa bella. E speriamo anche noi di poter portare avanti la cultura di e-bike e mountain bike nelle nostre zone. Noi facciamo parte del gruppo Agordino Bikes Guides, che è un gruppo di guide che si occupano sia dell'insegnamento base della mountain bike che di escursioni personalizzate o di tour che abbiamo già allestiti precedentemente. Siamo a vostra disposizione sia per lezioni individuali o di gruppo che per uscite in tutto il territorio delle Dolomiti. E ora cambiamo sport e parliamo di basket con il ritiro delle squadre maschile e femminili dell'Umana Reyer in Valle del Bioise. Siamo felicissimi di avere una squadra così prestigiosa, ma soprattutto una squadra veneta, una squadra di Venezia con la quale noi interloquiamo a livello turistico da tanto tempo. Storicamente la Valle del Bioise è legata a Venezia, ma non solo turisticamente parlando, ma anche per motivi storici che ci legano, sui quali vorremmo lavorare e continuare a portare avanti questo connubio. Speriamo che questo sia solo l'inizio di un'amicizia che possa durare nel tempo, con soddisfazione da parte vostra, che sia di buon auspicio questa preparazione, che possa essere una preparazione importante per voi, soprattutto che possiate avere nell'accoglienza della Valle del Bioise e nelle strutture che abbiamo messo a disposizione qualcosa di importante per la vostra attività.
Io colgo l'occasione ovviamente per ringraziare anche i comuni di Canale d'Agordo e di Vallada, che proprio per quanto riguarda tutta la collaborazione necessaria hanno fatto anche loro la loro parte, ma soprattutto mi preme ringraziare i tanti sponsor e coloro che hanno partecipato, ma in particolare le attività, soprattutto Promo Falcade, perché ha veramente lavorato sodo, ci ha creduto fin dal primo momento e quindi eccoci qui a iniziare questo percorso. Mettiamo davanti a tutto quando iniziamo la stagione il raduno e il ritiro, perché incominciamo a conoscerci, a lavorare insieme, a sudare per preparare la stagione. Qui farlo nelle Dolomiti, l'abbiamo fatto per 9 anni, come ricordavano prima, ad Alle, che ci ha dato successo, soddisfazione, ma soprattutto ci siamo sentiti a casa. E come spesso ricorda il nostro sindaco, il nostro patrono, il sindaco della città metropolitana, dice sempre: a Venezia si scia, perché sta a testimoniare quanto siano vicine le realtà e quanto noi stiamo bene. Qui credo che ci siano sicuramente i presupposti per iniziare bene, iniziare col piede giusto in una location fantastica come Falcade e in un clima bellissimo nelle Dolomiti, dove possiamo sicuramente iniziare una preparazione fisica che ci accompagnerà poi durante tutto l'arco della stagione. Il palazzetto domani lo scopriremo, però da quello che sappiamo sicuramente potremmo allenarci in modo migliore per preparare al meglio la nostra stagione. Le ragazze l'anno scorso hanno fatto una stagione incredibile, coronato dal loro successo con lo scudetto, e noi come ogni anno vogliamo provarci, ci mettiamo all'opera, ci mettiamo subito in campo per provare a portare a casa qualche successo, che è uno dei nostri obiettivi. Siamo veramente molto contenti di essere qua, ringraziamo tutta l'amministrazione comunale e il sindaco per ospitarci. Sarà un campionato tosto, noi ripartiamo veramente super cariche perché veniamo da uno scudetto vinto non tanti mesi fa e speriamo che Falcade, questa bellissima cittadina, ci porti fortuna. Volevo ringraziare innanzitutto Falcade per l'ospitalità. Siamo arrivati stamattina, ma fin da subito abbiamo sentito tanto entusiasmo e tanta voglia di crescere con noi, e speriamo che questo raduno ci porti fortuna per poterci ripetere come lo scorso anno.